Ragazzi e ragazze, bentornati nel mio canale. Finalmente torno con un nuovo video. Questo video è in collaborazione con una mia carissima amica Stefania. Abbiamo deciso di fare questo video ogni mese insieme perché siamo due ragazze che consumano veramente tantissime cose, finiamo tantissimi prodotti, quindi abbiamo deciso di fare questo, scusate, questo video insieme. Giù nell'info box vi lascio ovviamente il link al suo canale, se siete curiosi andate a spulciare. Ma di cos'è che parliamo in questo video? Parliamo di prodotti finiti di ottobre. Sapete che quando arriva il fine mese io ho sempre tantissimi prodotti. Forse questo mese non ho finito tantissima roba perché un po' sono stata malata, un po' per altre faccende, però ho sempre comunque accumulato qualcosina. Ebbene sì, vediamo che cosa ho terminato questo mese. Come sempre vado a pescare random perché sono una ragazza pigra e non sistemo mai le cose. Allora, vediamo che cosa ho terminato. Ho terminato i cotton fioc 300 pezzi della Sien, insomma non c'è nulla da dire su questi prodotti, costano poco, 90 centesimi per 300 pezzi, non hanno nulla da invidiare i cotton fioc della Cotoneve, buonissime low cost, vi consiglio sempre di andare a comprare questi prodotti. Poi penso che in poche abbiamo delle grandissime pretese sui cotton fioc, almeno per l'utilizzo che faccio io mi vanno bene anche questi. Poi ho terminato le veline della Sien, che ora non c'è ovviamente la scritta, ma il pack è questo. Erano delle veline a tre veli, mi sono piaciute tanto. Per il semplice motivo che avendo il raffreddore, soffiandomi il naso spessissimo, non mi è andato ad irritare tantissimo il naso. Sì, per forza di cose, dopo un po' si creano dell'irritazione, però ci ha messo più tempo rispetto ai tradizionali fazzoletti, per esempio della Tempo. Mi piacciono molto, la prima volta che acquisto questo genere di prodotto in generale. Di solito utilizzo i fazzoletti, però mi ero ritrovata con questo prodotto e l'ho utilizzato. Devo dire che mi è piaciuto tanto anche questo low cost, anche questo della Sien, anche questo della Lidl. Un prodotto utile, super consigliato, a me è piaciuto tanto. Poi ho terminato i dischetti Levatrucco 100% cotone, 40 dischetti di Auchan. Questi qua erano quelli ovali grandi, mi sono piaciuti tanto, ma davvero tanto, perché costano poco. Sono 40 dischetti per 1 euro, sono cuciti e soprattutto non si sfaldano, non hanno tutti quei peluche dopo un po'. Io quando lo utilizzavo con l'acqua micellare che andavo proprio a sfregare, non si sfaldavano, non assorbivano tantissimo prodotto, quindi riuscivo benissimo ad utilizzare l'acqua micellare. Ed erano ottimi. Addirittura quando struccavo gli occhi ci aggiungevo magari ancora un po' di bifasico, non si sfaldavano neanche lì, se erano più bagnati del solito restavano comunque compatti. Mi sono piaciuti tanto e andrò ovviamente a ricomprarli. Terminato l'acqua micellare diabolica dell'erboristica d'Atenas Oro di Baobab, come potere struccante. Scusate se mi tocco i capelli, ma non lo so come mai quando devo fare i video ho sempre i capelli alla cazzo. Come potere struccante questa acqua micellare mi è piaciuta davvero tanto perché ragazzi strucca bene, strucca molto bene il viso, tutti i residui del make-up in generale e comunque dopo che andavo a passare il latte detergente non rimaneva nulla. La boccio perché brucia sul viso, brucia come il diavolo. Non subitissimo, è una reazione che si innesca dopo 2-3 secondi dopo l'applicazione, ma la pelle si arrossa e brucia da morire. Questa cosa non riesco a sopportarla,
Penso che ci sia qualcosa nella formulazione perché non sono l'unica che ha avuto questa esperienza, quindi non mi sbilancio a consigliarvela, però vi dico, come potere struccante è ottima, però tenete in conto che brucia, almeno su maggior parte delle ragazze che ho sentito brucia un sacco, ma comunque è un prodotto da supermercato con un buon inci, non proprio low cost perché costa circa sui 6 euro non in offerta. Ma comunque mi è piaciuta, ma non la ricompro perché sulla mia pelle brucia. Un altro prodotto che ho terminato è il bagno doccia, anzi il shower cream di Oriental Blossom della CN. Ragazzi, questi bagno crema mi piacciono tantissimo. Lo so che sono l'ultima ad aver scoperto questi prodotti. Sono abbastanza tarda perché questi prodotti li vedo girare da un sacchissimo di tempo, ma io vi giuro che nella mia Lidl non li ho mai trovati. L'unica volta che li ho trovati ne ho preso un bel po' e vi dico, mi piacciono davvero tanto. Mi piace molto la versione proprio crema doccia perché lava molto bene. Si sciacqua altrettanto facilmente, lascia un buon profumo sulla pelle che permane e soprattutto non mi secca assolutamente la pelle. È una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Un'altra cosa che mi piace di questi bagno crema, che hanno comunque le profumazioni che sembrano naturali, per nulla sintetici, delicati, non stucchevoli. E secondo me sono adattissime anche per i lavaggi frequenti per i bimbi, veramente ottimo. Sempre low cost, sempre dalla Lidl. Mi sa che questo video è partito bene con la Lidl, ma non le faccio pubblicità, semplicemente stranamente alcuni prodotti mi piacciono. Terminati 25 salviette struccanti, viso, occhi e collo, 3 in 1, latte, detergente, tonico e salviettine. Non capisco perché hanno scritto anche salviettine. Sempre della marca Auchan. Allora, ragazzi, questa è una sottomarca, cioè una sottomarca dell'Auchan insieme ai dischetti. Vi dico che mi hanno veramente colpito perché queste salviettine hanno un inci orrido, bruttissimo, ok? Io non ci faccio caso, però vi dico, strucca da Dio, cioè veramente strucca, cioè vi toglie praticamente quasi tutto il trucco, diciamo 85% del trucco. Strucca benissimo gli occhi, anche se su waterproof bisogna strofinare, ma tanto vale utilizzare un bifasico. Ma vi dico anche che non brucia assolutamente la pelle, neanche nella zona più delicata del contorno occhi. Per me questa è una vittoria perché praticamente quasi sempre tutte le salviettine mi bruciano questa zona, mi si arrossa la pelle e non vanno mai bene. Non lo so come mai pochissime salviettine non mi danno nessuna reazione. E questa è una di quelle, ragazze, buonissime. Se avete l'Ocean Simply vicino, provate questi prodotti perché sono anche loro low cost, comunque. Per l'utilizzo che ne facciamo noi sono ottimi, io ve li straconsiglio. Ecco, la profumazione sa molto di sapone e poi erano ben ben imbevuti, facevano un po' di schiumetta. Ovviamente guardando dietro un inci che fa schifo, chissà che cavolo c'è dentro, però poi vado a sciacquare il viso e ciao, arrivederci. Promossissimi e mi piacciono tanto. Poi ho terminato la mia acqua termale dell'Avène. Anche qua ho da dire due cosine. Allora, prima di questa acqua termale di Avène, non ho mai provato in generale un'acqua termale. Quando l'ho acquistata mi piaceva, finché, cioè, l'ho finita con l'idea sì, mi piace tanto. Poi ho cominciato ad utilizzare quella della Jonzac e ragazzi, io non so voi se avete mai notato le differenze tra un'acqua termale e l'altra, ma io con quell'acqua termale ho visto la differenza. Intanto la differenza dell'erogazione, quella è molto molto più fine, questa invece vi lascia le goccioline, cioè proprio vi bagna. E poi quella è molto più lenitiva, molto più idratante da subito. Anche questa lo era, però non un effetto così evidente come quell'altra. Quindi, come la mia prima acqua termale è buona, ve la consiglio, prendetela quando è in offerta,
Però io, avendo visto la differenza con un'acqua termale, diciamo che questa non rientrerà tra le mie preferite, ma sarà un'acqua termale da battaglia, ecco. Ma perché? Poi questo maglione mi prude, devo per forza tenere un maglione perché sono lì per lì con la febbre, quindi non posso prendere freddo, però che palle, punge dappertutto. Poi ho terminato lo shampoo della Saponaria, quello purificante salvia limone. Di questo abbiamo ragazzi già parlato, mi piace per l'utilizzo che faccio. L'impacco pre-shampoo sgrassa veramente bene, utilizzandolo puro non va a intaccare la cute, non va a creare disagi. Invece quando ho fatto tipo qualche shampoo giusto per purificare la cute, non spessissimo, lo diluivo ovviamente, e anche lì mi puliva bene i capelli, non mi andava a creare prurito, fora nulla di nulla, mi lasciava i capelli belli puliti e belli luminosi. La profumazione rientra perfettamente nelle mie corde perché è erboso, sa proprio di salvia e limone, e a me non dispiace proprio. È un prodotto che andrò a ricomprare perché è l'unico con queste proprietà molto purificanti che però non mi ha dato fastidio alla cute, utilizzandolo sulla cute diciamo leggermente sporca, e non mi ha dato neanche tanti disagi andandolo ad utilizzare, a togliere l'impacco pre-shampoo che è molto più olioso, molto più grasso. Un lavaggio con questo e toglieva tutto l'impacco pre-shampoo, vi dico solo questo. È un prodotto che sicuramente andrò a ricomprare. Costicchia sui 9 euro, ma comunque è un prodotto che non si finisce in 10 giorni, ma vi dura parecchio. A me mi è durato tipo 3 mesi. Buono. Poi ho terminato la maschera per i capelli della Botanicals Fresh, quella è la Cartamo di L'Oreal. Questa è quella linea con un buon inci, quindi senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti. È adatto per i capelli secchi, è un'infusione di nutrimento, mi è piaciuto veramente tanto perché andava a nutrire tantissimo i capelli come una vera e propria maschera. La consistenza era molto burrosa, molto cremosa, ma nonostante tutto ciò non andava ad appesantire assolutamente i capelli, andava a nutrire molto bene le punte, perché io lo utilizzavo ovviamente sulle lunghezze, ma insisto tantissimo sulle punte perché sono quelli che si seccano di più. Buonissimo, non mi andava appunto a appesantire i capelli, non me li sporcava prima e il profumo rimaneva sui capelli. Quando andavo ad asciugare i capelli erano belli morbidi, belli e docili. Ecco, l'unica cosa, magari l'effetto super districante non ce l'ha, non è immediato, però questa cosa non mi disturba perché da un balsamo solitamente non mi aspetto nulla se non l'effetto districante, però se questo balsamo non mi districa bene, però ha tante altre funzioni di una maschera, ci posso passare anche sopra. Mi è piaciuto tanto, ve lo consiglio in generale di provare, intanto dare una possibilità a questa linea, perché è una linea da supermercato con un buon inci, neanche non costa tantissimo. Chi si vuole avvicinare magari a un prodotto con un buon inci bio, potrebbe cominciare con questo. Ma comunque è una linea che mi ispira tantissimo e piace a tantissime persone. Ve lo consiglio, sicuramente è un prodotto che andrò a ricomprare, ma magari in un'altra profumazione. Mi è addormentato il piede, scusate se vi ho fatto ballare, ma mi è addormentato il piedino, adesso mi rimetto, Eccomi qua. Poi abbiamo terminato il colluttorio della Listerine, questo qua zero, senza alcol, infatti zero alcol, assicura una pulizia profonda, riduce la placca e rinfresca l'alito. Ad Andrea è piaciuto tanto, a me non piace perché dopo aver utilizzato il colluttorio mi crea una patina dentro la bocca, una specie di pellicola, e come se non bastasse poi mi fa avere tantissima sete. Io quando lo utilizzo poi devo bere litri e litri d'acqua perché mi secca tantissimo la bocca. Non mi è piaciuto assolutamente, il mio preferito rimane sempre quello di Equilibra, che ha anche un buon inci, ma questo proprio no. Lo andrò a ricomprare ovviamente perché è piaciuto ad Andrea, ma io sicuramente non lo andrò ad utilizzare.
Poi ho terminato le lamette 6 più 2 della Pure Lady, della Bic, niente di che, per una rasatura veloce, però bisogna utilizzare ovviamente una schiuma depilatoria o qualcosa di simile, se no queste qua vanno a tagliare e graffiare. Li ricompro solo perché magari nei casi quando non ho tempo di farmi la ceretta o fare, o sono di fretta o ho quattro peli che mi danno fastidio, utilizzo quella. Poi ho terminato il bagno doccia della Organic Kitchen. Questa è la linea che non è ancora reperibile in Italia. Mi è piaciuto tanto perché, pur essendo un prodotto bio, lavava benissimo e si sciacquava altrettanto facilmente. La consistenza era in gel di questo colore, abbastanza fluido, vedete? La profumazione è l'unica che non mi ha fatto impazzire, semplicemente perché io odio le profumazioni dolci, questa sapeva tipo di caramella sciolta, nauseante, dopo un po' mi ha nauseato, però fortunatamente non rimane sulla pelle, però lava bene, comunque toglie tutto lo sporco, diciamo, non secca assolutamente la pelle e mi è piaciuto come prodotto, nonostante la profumazione non sia chissà che cosa. Poi ho terminato un altro bagno doccia all'albicocca e rosmarino, ma ormai questo lo vedete praticamente ovunque, perché ovunque nei miei video, perché avevo fatto scorta di questo prodotto. Questo ovviamente è l'acqua, non è il prodotto, non è così liquido. Buono, mi piace, lava benissimo, profuma da Dio. Infatti è un profumo che io amo. Ho preso anche l'acqua profumata, è ottimo. Nonostante sia in gel, non secca assolutamente la pelle, vi lascia la pelle profumata e va bene così. Non lo ricompro perché ho già tantissime di questo bagno doccia nelle scorte, però questa profumazione quest'anno ha stregato sia me che Andrea, non ci posso fare niente. Provare per credere, ragazzi. Poi ho terminato il mio eterno amore, il bifasico della Yves Rocher. Intanto salutate i miei aiutanti, che anche loro piace fare i video. Lo adoro perché ormai lo sapete, strucca benissimo, waterproof, non waterproof, secondo me toglierebbe anche, non lo so, un mascara più pesante. Io ho utilizzato veramente anche dei mascara waterproof e mi toglieva tutto, tutto subito, senza pesantire le ciglia, senza comunque danneggiare. Che bello, è caduto tutto, scusate. Senza comunque andare a danneggiare le ciglia, non ne perdo di ciglia con questo prodotto. Mi piace, piace a tantissime di voi, quindi ecco, non ci spendo più tantissime parole. Ovvio che in ogni video ve lo ripeto, perché ovviamente ci sono, scusate, ci sono sempre delle nuove iscritte e magari chi guarda per caso questo video come fa a sapere che a me piace sempre, ecco. Poi il mio ragazzo ha terminato Ultra Dolce Shampoo della Garnier, anche questo gli piace, lava bene, non gli secca la cute. Poi sapete che gli uomini non hanno pretese, è uno shampoo che compro e ricompro esclusivamente per lui. Poi ho terminato il deodorante erboristico neutro delicato della Omia Laboratoire. Questo è un deodorante che mi è piaciuto tanto perché non andava assolutamente, assolutamente a bruciare, a creare prurito anche dopo la depilazione. Lo applicavo e non mi pizzicava, bruciava. L'unica cosa è che la profumazione è veramente di tea tree oil e cioè, le persone che erano vicino a me mi dicevano che profumavo di erba tagliata, però ad alcuni piace, agli altri no, quindi ecco, la profumazione non è una delle migliori, però come tenuta, come performance è ottimo, anche se non costa pochissimo, però calcolate che è un deodorante con un buon inci, con zero alcol, sali d'alluminio, silicone, parabeni, gas petrolchimici, facilmente reperibile, quindi non ce la mettiamo, buonissimo. Non lo andrò a ricomprare in questa profumazione. Poi ho terminato il Pure System, scusate, quello là per i brufolini SOS, un prodotto che sinceramente non mi ha fatto impazzire, anche questo l'ho tagliato perché l'ho strautilizzato.
non mi ha fatto impazzire semplicemente perché mi aspettavo veramente di più da questo prodotto. Si andava a sfiamare i brufoli, si andava a sfiamare le zone irritate, però non aveva la tempistica come piace a me. Non me li seccava in giro di 24 ore. Ci metteva molto molto più tempo e poi quando lo applicavo era visibile perché creava quasi una pellicola. Ripeto, è un buon prodotto che in sé va a sfiamare i brufoli, le imperfezioni e tutto, solo che ci mette troppo tempo e secondo me è poco prodotto per il prezzo che ha. Costa circa 8 euro e ha, scusate, credo 15 ml, no, non 15, meno 10 ml di prodotto, quindi è pochissimo come prodotto. L'ho terminato praticamente subito perché avendo dei sfoghi da antibiotici o da qualcosa che ho mangiato, me ne escono tutti subito, quindi un po' là, un po' qua. Qua consiglia di applicarlo 3 volte al giorno, quindi immaginate, mi è durato veramente pochissimo. Come prodotto, ripeto, è discreto, però non lo andrò a ricomprare per due motivi, uno per l'inci, uno non è l'efficacia che ricerco io voglio un'azione proprio urto che mi va a sfiammare, a seccare subito le imperfezioni, perché non mi piace girare, insomma, avete capito. Poi ho terminato altre bastoncini cotonati per le orecchie della Sien. Questo mese ne abbiamo terminate due, perché ovviamente avendo due bagni. Poi ho terminato con grandissima grandissima fatica questo bagno schiuma della Dermomed. Allora, se lo annuso così, non lavandomi sotto la doccia, ha anche una buona profumazione che sa di cipria e spezie. Sotto la doccia ha la profumazione della terra. Quando lo andate ad emulsionare con l'acqua, ha la profumazione della terra che io odio veramente, non mi piace assolutamente. Però vabbè, la profumazione, ok, però ragazzi, non lava su di me. Questo prodotto non lavava, anzi, quando io uscivo dalla doccia, avevo la sensazione di non essermi lavata benissimo, e due, non mi andava a togliere anche quel poco sudore, quella poca, cioè, non so come spiegarvi. Sì, il sudore di fine giornata, ovviamente tutti sudiamo, un po' di odore, cioè, non lo toglieva, cioè, mi rimaneva, e nonostante facesse due o tre applicazioni, mi lavavo bene, non lo toglieva. Faceva pochissima schiuma e non mi è piaciuto assolutamente. Infatti, ho fatto fatica a smaltirlo, l'ho proprio dato ad Andrea e l'ha finito lui. A me non mi è piaciuto, non lo andrò a ricomprare. Cosa mi è venuto in mente anche di acquistare questo qua enorme da 1 litro? Assolutamente no, non mi è piaciuto. Un prodotto. Poi ho terminato l'acqua dell'erba, è un profumino artigianale. È un profumino che è un nì perché è abbastanza deciso. Un profumo erboso, un profumo. È un profumo erboso, agrumato e fresco, però ha le note molto decise che a me non è che piacciono molto i profumi molto decisi, perché poi mi fanno venire il mal di testa e no. Poi ho terminato le altre mie salviettine struccanti, queste mi piacciono moltissimo. Sono della Fria, quelle addolcenti biologiche certificate ICEA, ottime. Vi ho sempre detto che queste salvettine veramente sono buonissime. Li prendo quando sono in offerta, perché ovviamente a prezzo pieno costano un po', però mi piacciono e quando li trovo ne faccio veramente scorta. Mi sono piaciuti tanto perché non vanno a bruciare gli occhi, non vanno ad irritare la pelle e struccano in modo veramente eccellente. Ho terminato anche il tonico della Skin Food Bio Vegan. Questo prodotto l'ho acquistato su Ecoverde, questo era il Bio Cranberry, un buonissimo tonico che mi è piaciuto tanto, anche se vi dico non è il migliore tra quelli, cioè non è il migliore di tutti quelli che ho provato, però
è un tonico veramente buono. L'unica pecca è che, ecco, contiene l'alcol. Se vi dà fastidio l'alcol, non compratelo. Però un prodotto biologico certificato Natru 200 ml di prodotto, e l'ho pagato 10 euro circa. Buonissimo, era un tonico idratante, ne bastava veramente pochissimo, perché applicandolo in più quantità faceva schiumetta, appiccicava e poi si andava proprio a sprecare prodotto. Invece applicandolo in giuste quantità andava a riequilibrare, a dare il primo step di idratazione alla pelle. Assolutamente mi è piaciuto, è adattissimo alle pelle secche, qua c'è scritto, però avendo l'alcol bisogna un attimo stare attenti e capire se alla pelle può dar fastidio l'alcol oppure no. Fortunatamente l'ho utilizzato nel periodo di, cioè, mese scorso, alla mia pelle non ha dato fastidio nonostante avessi la pelle secca. Probabilmente in questo momento, in questo periodo, con questi sbalzi di temperatura, quando la mia pelle è super sensibilizzata, probabilmente mi avrebbe dato fastidio. Però quando l'ho utilizzato non mi ha dato fastidio, è un prodotto che mi è piaciuto tanto. Costicchia un po', ma neanche tantissimo. Voglio provare assolutamente l'altra versione al tè verde, c'è anche quella al bacchio di goji. Mi piace e vi dico, è buonissimo come marchio, la sua maschera mi ha praticamente stregato, ottima, ottima, ottima. Poi ho terminato il latte emolliente detergente dolce di Giardino Cosmetico. Questo è un latte detergente molto molto cremoso. La profumazione è di qualcosa di biologico, artigianale, molto delicato. Mi andava veramente a togliere tutti i residui del trucco. Ovviamente sto parlando del trucco bio. Mi andava a togliere tutto benissimo. Non mi lasciava la pelle che tirava e me l'andava anche ad idratare, perché è un latte detergente abbastanza corposo. Non mi andava assolutamente ad ungere la pelle dopo risciacquo, proprio dopo la detersione. La mia pelle non lo buttava fuori, mi è piaciuto veramente tanto. Poi è un prodotto da supermercato certificato ICEA con un buon inci, perché no? È buonissimo, sicuramente andrò a ricomprarlo magari in un'altra versione se c'è, o magari più in là quando rimarrò senza un latte detergente. Almeno so che Alcade esiste questa marca e questo latte detergente mi è piaciuto, non ha particolari cose da segnalare, però è buono. Poi ho terminato i cristalli liquidi della Framesi, è un prodotto che mi aveva regalato la mia migliore amica. Erano dei cristalli liquidi, l'ultima volta che l'ho fatto vedere, ve l'ho fatto vedere, ero tipo qua, poi l'ho smaltito facendo l'impacco pre-shampoo perché non ce la facevo più a vederlo lì nel mio cassetto. Allora ho detto, senti, ti smaltisco così, non è un prodotto bio, non è un prodotto che andrò a ricomprare, ma semplicemente lo volevo smaltire perché non ne potevo più. Scusate, ma mi si è addormentata di nuovo la gamba. Andiamo avanti. Ho terminato lo scrub alla vaniglia bourbon della Yves Rocher. Di questo prodotto non vi ho fatto una review singola, semplicemente perché è uguale, identico a quello al cocco, cambia solo la profumazione, che sa di vaniglia. Però vi dico, la profumazione degli scrub di Yves Rocher non mi fa impazzire, perché non... sì, c'è la profumazione del cocco, sì, c'è la profumazione della vaniglia, però non è quella naturale, quella piacevole, è un po' un odore plasticoso che non mi piace assolutamente. Come scrub è molto blando, è uno scrub zuccheroso, lo utilizzavo come scrub infrasettimanale, andava ovviamente a esfoliare benissimo la pelle, molto delicato, faceva una leggera schiumetta, tipo si trasformava in latte, lasciava la pelle morbida, avendo degli oli comunque all'interno. Ecco, non vi lascia assolutamente la pelle super nutrita come Geomar, però non ve la lascia neanche secca. Non lo andrò a ricomprare, uno, perché non mi piacciono le profumazioni, perché sono un po' troppo di plastica, due, c'è veramente pochissimo prodotto, sono 150 ml per 10 euro piuttosto.
visto che non guardo l'inci dell'esfoliante, vado a prendermi quello della Geomar o qualsiasi altro con più quantità di questo. Però se siete curiose e volete provare, provatelo, perché non è un prodotto da buttare assolutamente, non è un prodotto che fa schifo, non è un prodotto da non comprare, però vi dico, per 150 ml 10 euro mi sembra un po' troppo. Poi ho terminato il mio burro leggero alle cialde e miele di Nakomi. L'ho amato, l'ho adorato e mi è dispiaciuto tantissimo averlo finito. Veramente tantissimo. Finito, finito fino all'ultima goccia. Buonissimo, ragazzi, buonissimo. Andava ad idratare, sì, ma andava tantissimo a nutrire la mia pelle. Spettacolare, non lasciava scia bianca, si massaggiava velocemente, si assorbiva subito. L'unica cosa è che lascia ovviamente un po' di pattina oliosa, quindi io lo utilizzavo di sera così andavo a letto, a me tanto non dà fastidio. Ovviamente al mattino è impensabile utilizzarlo perché vi lascia una pattina unta notevole. Però ragazzi, buonissimo, mi lasciava la pelle idratata per 12 ore da un'applicazione all'altra. È un prodotto che andrò sicuramente a ricomprare se lo trovo in offerta. Super consigliato per chi ha la pelle arida sul corpo e soprattutto sulle gambe, è fantastico. Poi il packaging, ragazzi, bellissimo. Andiamo avanti, questo mese ho terminato un botto di roba. Ho terminato i cerottini della Nivea per togliere i punti neri. Devo dire che fanno il loro sporco lavoro, vanno a togliere i punti neri, ovviamente utilizzandolo nella maniera più giusta. Secondo me, e come lo faccio io, la maniera più giusta è struccarsi bene, lavare bene il viso, non utilizzare assolutamente il tonico, andare direttamente in doccia, fare una bella doccia calda, ma calda, calda, così si aprono i pori. Esco dalla doccia, lo applico subito perché va applicato sulla pelle bagnata e quando è asciutto tirare pianissimo. Ragazzi, vi dico, tolgono tantissimi punti neri, ma tantissimi. L'ha utilizzato anche Andrea e veramente quando lo togliete, avete presente quelle pubblicità delle maschere nere che quando tolgono si vedono tutti quei puntini bianchi? Uguale, vedete proprio lo sporco tirato via dai pori. Veramente impressionante, mi sono piaciuti. Va bene, costano 4 euro, ma se fanno il loro sporco lavoro, li andrò a ricomprare. Ho terminato la Bio Vegan Skin Food, la mousse detergente. Questo prodotto mi è piaciuto tantissimo perché l'ho utilizzato nel mio periodo di transizione della pelle. Perché quando ci sono tantissimi cambiamenti di temperatura la mia pelle diventa matta, buonissimo, era molto delicato, molto lenitivo, senza pretese, non lasciava la pelle secca, non l'andava a disidratare, ma non l'andava neanche a idratare troppo, la lasciava molto morbida, piacevole da toccare, soprattutto puliva veramente bene la pelle. Io avevo la pelle molto discromica, molto provata e questo prodotto è adattissimo per le pelli super sensibili e devo dire che è veramente adatto. Non contiene l'alcol. Ah, sì, contiene l'alcol, però non al secondo posto, per esempio. Ha un buonissimo inci, un prodotto biologico certificato. Sono 100 ml di prodotto, ma ragazzi, questo prodotto vi bastava una pusciata per tutto il viso e quindi mi ha durato veramente un bel po' per essere un barattolino piccolino. Comunque, buono, mi è andato veramente ad aiutare a detergere bene il viso senza andarlo a stressare ulteriormente. Mi piace, è un prodotto che sicuramente andrò a ricomprare quando avrò di nuovo il cambiamento, cioè il mio periodo di transizione che sarà primavera-estate. E su quel ponte la mia pelle farà le faville perché è svitata. Un altro bagno doccia terminato, Tropical Mango, piaciuto da morire. Ovviamente come performance è uguale, identico al suo fratellino, ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo prodotto è il profumo, sembra mango appena tagliato fresco. Io amo il mango, ma questo mi veniva voglia di mangiarlo, vi giuro, quando mi facevo il bagno con questo prodotto mi veniva l'acquolina in bocca da quanto desideravo dare un morso a un mango. Buonissimo, un prodotto che andrò a ricomprare. Ovviamente la profumazione estiva
Però ragazzi, troppo buono, se vi piace il mango, veramente, mi viene voglia di mangiarlo. Buono, buono, buono. Poi ho terminato l'acqua micellare bio della Geomar, fantastica. Questa è una super acqua micellare, low cost, dal supermercato con un buon ince, ma ragazzi, vi strucca tutto. Strucca benissimo il viso, strucca benissimo gli occhi senza andare ovviamente a irritarli, a bruciarli, nulla di nulla. Non ha profumazione, quindi vi può accontentare anche quelle più difficili con le profumazioni. Toglie veramente tutto, non lascia la sensazione di tiraggio della pelle, buonissima, buonissima, buonissima. Ve lo straconsiglio, provatela. Poi ho terminato altri dischetti, questi della Coop, 50 pezzi, questi grandi. Anche questi mi piacciono tanto perché non si sfaldano, sono cuciti, hanno i bordi cuciti, per quello che uso, buonissimi. Ho terminato, peccato, il mio scrub Geomar. Questo è lo scrub che amate tutti. Io lo stra-amo, amo, amo. Mi lascia una pelle favolosa, favolosa. E lo ricompro sempre. Il profumo mi piace da matti. Poi ho adesso la versione, il suo fratellino, quello rimodellante, che mi sta piacendo tanto. È un prodotto che vado sicuramente a riacquistare. Terminato il mio ragazzo, terminato la Nivea deodorante Protect e Care. Ha un buon deodorante per quanto riguarda a coprire gli odori, a non far puzzare, o comunque non far sentire l'odore del sudore. L'unica pecca è che proprio questa profumazione era troppo troppo forte, perché è un mix tra la profumazione maschile e la profumazione proprio della Nivea crema, quella blu, no? Quindi è troppo troppo forte. Quando lo andava a spruzzare sotto le ascelle, rischiava di intossicarsi perché è veramente forte. Poi ho terminato il body exfoliating gel della Cosmia. Questo è un prodotto che è reperibile all'Auchan e anche al Simply. Ho visto che c'è anche a Lila Moi questa linea, non so come mai sta spopolando, è una linea low cost, non ha lince proprio, almeno questo è l'unico prodotto che ho provato. La profumazione della rosa era spettacolare, spettacolare. Buonissima, mi è piaciuta veramente veramente tanto. È un prodotto in gel che ovviamente con l'acqua si trasformava in latte. Avevo questi piccoli granulini che andavano ad esfoliare, ma si sentivano molto molto bene sulla pelle. Ovviamente non è paragonabile a uno scrub salino che va veramente a grattare, però questo non è come lo scrub per esempio della Yves Rocher, che non sentivate proprio niente il gel esfoliante, intendo. Questo sì, si massaggiava, sì, si sentivano i granulini, ma nonostante tutto ciò non graffiava la pelle e faceva una leggera esfoliazione, non seccava la pelle essendo in gel. Buonissimo, è un prodotto che andrò a riacquistare perché costa una cavolata. E poi ho anche un'altra versione, mi sa quella all'olio di argano, vaniglia, non lo so. Terminata la maschera per i capelli di Mater Natura, quella al girasole, una maschera stratosferica, ne basta un goccino, va a districare istantaneamente i capelli, li va a nutrire, li va a idratare, li va a lucidare, fantastica, rimangono disciplinati e lucidi per tantissimo tempo, secondo la mia esperienza, tra un lavaggio e l'altro. Molto, molto, molto buona, consigliata. Sì, costerà 12 euro, ma ne basta veramente, veramente un goccino, anche per i miei capelli lunghi. Terminata la crema della Verde Sativa per le pelli giovani, una crema stratosferica, anche questa mi è piaciuta da matti, soprattutto per la texture, perché era una texture molto polposa, molto spumosa, andava veramente veramente ad idratare tantissimo la pelle, l'andava a lievigare, l'andava a morbidire e lasciare un po' più compatta. L'ho trovata buonissima per il viso, ovviamente poi quando c'erano dei sbalzi di temperatura, non bastava. Comunque ho continuato ad utilizzarla, a stratificarla, non creava assolutamente grumi né nulla ed era top. Ma l'utilizzo più fantastico di questa crema era sul contorno occhi. Mi idratava e nutriva il contorno occhi, che era una meraviglia, ragazzi. Io riacquisterò questo prodotto sicuramente o in estate, perché con la texture che ha è fantastica, la pelle poi non la butta fuori. Oppure
proprio come un contorno occhi, sono 50 ml, 4 mesi di Paoma, fantastica. Cosa c'è, amore? Non è ancora ora della pappa. Fantastica la crema. Poi ho finito il contorno occhi dell'Alchemilla, quello che mi fa veramente... non mi è piaciuto perché non andava assolutamente a idratare il mio contorno occhi, perché il mio contorno occhi giustamente è molto secco e questo non era abbastanza. Sicuramente per un contorno occhi normale andrebbe benissimo, ma per il mio no. L'ho utilizzato per smaltirlo come siero con le décolleté e andava bene perché dava un po' di idratazione, un po' di morbidezza. Per quell'uso è buono, però come contorno occhi è un po' una ciofecca per le mie esigenze. Poi ho terminato il mio Pure Light fondotinta dell'Yves Rocher, buonissimo perché ha una texture molto leggera che va a uniformare semplicemente il viso, non ha un'alta coprenza, però ragazzi è buonissimo, mi è durato un sacco e poi per l'estate era veramente fantastico, non lasciava la pelle unta, non mi faceva uscire i brufoli. Poi io non ho queste problematiche di pelle unta, però quando trovo magari un prodotto troppo pesante, capita anche a me. Ho terminato il doposole biologico spray lenitivo della Omia, ovviamente non vado più al mare, anzi quest'anno l'ho visto solo una volta. L'ho finito utilizzandolo come crema per il corpo, molto buona, leggera, ha un'idratazione molto blanda e molto rinfrescante, lasciava la pelle molto lenita e liscia, ma nulla da segnalare. Terminato il mio no burro cacao della Vive Verde Coop, buonissimo, molto nutriente, molto idratante, molto riparatore, fantastico. Per quel che costa, ragazzi, da supermercato è ottimo. Cavolo, sono già 40 minuti di video. Terminato idrogel della Illume Erboristica d'Atenas, buono perché mi è piaciuto perché il prodotto era comunque tra il gel e il latte detergente, quindi fantastico. Non era troppo pesante, andava benissimo. Scusate, ma sono 40 minuti che parlo. Benissimo a togliere il trucco, nulla da dire. Ovviamente non lasciava la pelle idratata perché qua c'è scritto antisecchezza. Non l'andava a seccare, ma comunque mi lasciava la pelle che tirava leggermente. Questa era l'unica pecca che ho trovato in questo prodotto, ma per il resto è un prodotto valido, magari per una pelle normale, anche mista, perché non è assolutamente super idratante. È normale, vi dico, questa è la novità che è uscita anche al Sana, ecco, mi aspettavo diciamo molto molto di più, però un detergente non posso pretendere tantissimo. Per quello che vi posso dire, è un prodotto che potrei andare a ricomprare perché è un prodotto da supermercato bio con un buon inci che assolutamente non mi ha dato nessun problema né niente, semplicemente non è un gel idragel detergente che ha fatto la differenza, per dire, ah, quello mi ha colpito, me lo segno. No, è normale, è buono, ma ce ne sono di migliori, diciamo. Terminato ultra dolce shampoo secco purificante, questo è un prodotto che fa assolutamente schifo, invece di darvi una sensazione di pulizia di capelli ve li sporca ancora di più. Io l'ho utilizzato, ovviamente io non è che quando arrivo il terzo giorno di lavaggio i capelli da condire l'insalata, ma un filino filino filino, proprio filino si vede. L'ho provato ad utilizzare, mi sporcava i capelli. Una volta fatto una prova a utilizzarlo sui capelli puliti ancora peggio. No, assolutamente questo prodotto non vale nulla. Poi ho finito Cotoneve, i dischetti quelli rotondi, nulla da dire, Cotoneve mi piace, prodotto che ricompro quando c'è ovviamente l'offerta. Terminato l'olio 31 per il corpo, sapete che io l'olio 31 lo amo, lo utilizzo ovunque, raffreddore, non raffreddore, dolori muscolari, fantastico, mi va veramente a rilassare, lo metto anche un goccino nell'impacco pre-shampoo perché ha una forte azione stimolante del cuoio capelluto. Metto qualche goccina nella vasca, mi apre tutti i pori, le vie respiratorie, insomma, buono, provatelo.
Poi ho terminato la maschera della Mossa, questa qua, quella esfoliante anti-age con alfa idrossidi acidi. È una maschera che mi è piaciuta tanto perché andava veramente a lavorare sulla pigmentazione della mia pelle, perché io in alcune zone del mio viso ho le mie macchie, mi andava a uniformare la macchia, a schiarirla, a rendere il viso omogeneo. Intanto mi faceva un peeling enzimatico, pizzicava un po', ma comunque la pelle rimaneva sempre molto levigata, molto omogenea e molto luminosa. Un prodotto buonissimo. Ahimè, costa tantissimo, ce ne sono tanti prodotti simili che hanno i costi molto più bassi e con la resa forse migliore di questa. Non è un prodotto da buttare via, ma non è neanche un prodotto super eccezionale da avere assolutamente. Costa sui 17 euro, credo, ma non lo andrò a ricomprare. Terminato il doposole per il viso, il siero per il viso della Yves Rocher, anche questo l'ho dovuto finire per utilizzare come un idratante con le décolleté, perché ovviamente non ero più esposta al sole, era aperto, non mi andava di buttarlo. Sicuramente un prodotto ottimo, ottimo per l'estate, perché è dissetante, va a reidratare subito la pelle, non è pesante, quindi per chi magari non sta attento all'inci e di estate ha bisogno di qualcosa molto leggero che comunque sia idratante ma non troppo, è buonissimo, è perfetto. Poi come base trucco è ottima. Terminato lo scrub di Organic Shop alla ciliegia e zenzero, anche questo è fantastico, mi piace veramente veramente tanto. Andava a scrubbare bene, aveva questa texture cremosa, però non come quello di Bioficina Toscana, i frutti rossi. Questo aveva la texture e anche i granulini molto più piccoli, però andava veramente a scrubbare molto bene. Sulla pelle bagnata aveva una buona azione scrubbante, ma molto più delicata rispetto all'esfoliazione sulla pelle asciutta. Mi è piaciuto in entrambe mode, fantastico, costa poco, buonissimo. Cosa vogliamo di più? Buonissimo. E andiamo ragazzi velocemente alla maschera. Ah sì, cestino un pennellino perché si è rotto, non so se vi può interessare, questo fa abbastanza schifo, è tutto scassato, quindi ciao. Allora passiamo velocemente campioncini e maschere, siamo già a 50 minuti quasi. Allora, maschera che mi è piaciuta tanto, questa qua, dell'Equilibra Largan, mi è piaciuta veramente tanto, una maschera stratosferica. Allora vi dico cosa ha all'interno: olio di argan, burro di karité, olio di mandorle dolce, estratto di gardenia, estratto di peonia bianca, coenzima 10, vitamina E e vitamina A, fantastico, senza parabeni, siliconi, petrolati, PEG, oli minerali, paraffina, bla bla bla. Buonissimo inci, mi ha lasciato la pelle veramente veramente molto nutrita, molto idratata, molto compatta. Anche il giorno dopo continuavo a toccarmi il viso. Una maschera assolutamente valida per 1,99 euro con un buonissimo inci, ragazzi, fantastica, mi piace veramente tanto. Fortunatamente ne ho acquistate 4, quindi provato crema anti-age cellule staminali di Dr. Taffy. Lo sapete benissimo che io adoro Dr. Taffy, ovviamente non è una crema adattissima alla mia età, però è fantastica, cioè mi viene veramente voglia di andare a acquistare una crema anti-age di Dr. Taffy. Lascia la pelle compattissima, levigata, mi piace da matti. Poi terminato l'ennesima maschera purificante, quella dell'Equilibra all'aloe, che mi piace da impazzire perché va a purificare la pelle senza ovviamente andare a seccare, sia la pelle che la maschera in sé non si secca, oltre a purificare la pelle la lascia idratata, è molto molto morbida, molto molto buona, ve lo consiglio veramente di provare. Terminata la crema nutriente al karité dell'Equilibra, questa è una crema che non ha un inci verde, a qualche peg, buonissima, mi è piaciuta tanto. Tra l'altro ce l'ho anche il full size, che la sto utilizzando perché era in me nelle mie scorte, ma la devo pure utilizzare. Buona, lascia veramente la pelle molto nutrita, molto idratata, molto molto morbida, e soprattutto anche se ha una texture burrosa, poi io
lo paragonerei a una texture bagnata perché è burrosa, però poi quando si applica sul viso è molto leggera, si penetra subito e comunque non unge, non lascia nulla. Si sente che avete una crema addosso, però è buonissima e va a lavorare per tutto il tempo. Io la metto prima di andare a dormire, al mattino mi trovo con una pelle bellissima. E infatti utilizzo anche la crema vera e propria nel barattolone e mi dà lo stesso effetto. Fantastica. So che adesso hanno fatto sempre questa crema nutriente di equilibra, però con una nuova formula, credo che sia senza schifezza, ma a me mi ha toccato quella crema con le schifezze. Poi è terminata un'altra maschera delle Lumia Alfa Idrossidiacidi, questa è buonissima, va a uniformare benissimo l'incarnato. Dà una leggera idratazione, ma soprattutto lascia molto la pelle luminosa, uniformata e liscia. Terminata questa crema della Garnier al miele, una crema che non mi ha detto niente, metterla o non metterla non mi ha fatto nessun effetto. E terminata anche questa Volcano Mask per pulire i pori. Non ho visto nessun effetto, l'unica cosa che ho notato è che quando l'ho applicato ho sentito un po' di calore, ma visibilmente non mi ha fatto nulla, anzi mi ha fatto uscire un po' di imperfezioni sotto pelle. Non mi è piaciuto, non lo andrò a ricomprare. E niente ragazzi, abbiamo finito. Vi chiedo veramente scusa per questo video lunghissimo, ma ho terminato veramente tantissima roba. Spero di esservi stata utile, fatemi sapere se ci siete e non vi siete ancora addormentati, cosa ne pensate, se avete già provato questi prodotti. Mi rendo conto che sono stata molto sbrigativa su alcuni prodotti, uno per stringere un po' e due perché ne abbiamo già parlato approfonditamente nelle Bio Pills. Comunque vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi mando un grossissimo bacione, vado finalmente a bere un po' d'acqua perché sono disidratata, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze!